tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui in questa giornata di quarantena soleggiata con io e la mia ricrescita che vi danno il benvenuto al terzo esperimento. Allora, cosa faremo? Applicheremo l'autoabbronzante. Avevo fatto un sondaggio nelle mie storie Instagram dove vi chiedevo se magari poteva interessarvi o che so io e in tantissimi mi avete risposto di sì, praticamente tutti mi avete detto sì. Ok, sono state solamente tipo 5 persone che mi hanno detto di no. Quindi ho detto, vabbè, faccio vedere in un video YouTube come si applica e come mi trovo e tutto quanto, anche perché è la prima volta che lo metto. Anzi, la prima volta che metto questo, perché l'ho usato altre 2 volte nella mia vita e sono state disastrose e ora vi dirò che senso. Quindi sono un po'... anch'io dietro, ciao! Questo è l'autoabbronzante che ho preso della Bali Body. Come marchio ne ho sentito sempre parlare molto molto bene, io l'ho acquistato da sito ufficiale. Ora non mi ricordo i prezzi, ma vi scriverò sia il prezzo di questo sia il prezzo della spugnetta. Ho acquistato anche questa perché fanno vedere tutte le volte che lo applicano con questa qui e dicono e consigliano che sia meglio per spalmarlo in modo più omogeneo. E siccome per esperienze passate so che se non si spalma in modo omogeneo viene fuori un casino, ho detto l'acquisto. Anche perché questa spugnetta è tipo in vellutino, quindi secondo me è top. Anche perché questa è mousse, non è crema, ma è mousse. Quindi una crema con le mani è già più semplice, una mousse secondo me col suo guanto è meglio. Io ho acquistato la colorazione dark. Da come ho guardato io, era la colorazione base, tra virgolette, la più comprata, se no c'era l'extra dark. Non vorrei aver guardato male io, non affidatevi troppo a sta roba, però... Da quel che ho visto io nel sito, dark è l'unica colorazione. Ok, sono molto agitata. Perché? Perché le uniche 2 volte nella mia vita dove l'ho fatto è stata una volta alle medie. Ero tipo in seconda media, in terza media, ho messo una crema su tutto il corpo. Sono andata a letto e quindi non l'ho neanche lavata. Quindi sono andata a letto e non l'ho neanche tolta dalle mani. La mattina mi sono svegliata gialla, a chiazze, ma veramente a chiazze. Perché anche perché l'ho messa sia sul viso, sul corpo, ovunque l'ho messa. Quindi avevo zone tipo attorno al naso, attorno alla bocca, qua, che erano iperpigmentate, cioè proprio arancioni. Mentre le mani, ragazzi, erano anche quelle un arancione fluo, cioè tipo il mio trucco sulle mani. Una cosa veramente, ma veramente, oh mio Dio, crisi totale. E quindi quella è stata la prima volta che l'ho messo, ho detto, madonna, anche l'ultima. Ma là, non l'ho più messo. Un'altra volta in cui l'ho provato, lavoravo già all'OVS come commessa, e una mia collega, che caspita, aveva sempre una bellissima abbronzatura, mi ha detto, guarda, io compro questo dalla farmacia, costava anche un bel po' il prodotto ed era una crema. E lei ha detto, io la uso di continuo e mi trovo da Dio. Effettivamente lei aveva veramente un colorito di pelle molto bello. Ho detto, caspita, la provo anch'io. Sono diventata anche là giallina e un po' a macchie. Quindi io non so se la mia pelle fatica un po' a prendere queste sostanze o non lo so. Cosa ho fatto per prepararmi prima dell'abbronzante? Intanto, come vedete, mi sono truccata fino a qua, quindi il collo è bianco. Quindi da dove io metto l'abbronzante deve essere pulito, zero creme, zero cose, ok? Non ho nemmeno il deodorante, sono proprio... E ho fatto lo scrub la sera prima. Quindi, soprattutto in questo periodo, si fa un bello scrub in modo da togliere tutte le cellule morte e preparare la pelle super bene, super recettiva, che è una cosa che io faccio anche prima di espormi al sole. Consiglio mio, che penso, però ovviamente non avendolo mai messo non saprei, quello che ho fatto io, mi sono messa un costume che io utilizzo per prendere il sole a casa solitamente, quindi usate qualcosa di brutto, che anche se sporcate non importa. Poi per carità, io sto mettendo queste cose perché sono qua con voi, non posso mettermi nuda. Sotto ho messo anche là delle mutandine super fine, sempre del costume che avevo preso da Calzedonia. Allora, io seguirò il segno del costume, poi dipende come voi tenete il costume, cioè se lo tenete così alto, ovviamente seguirete qua, però come vedete io ho il segno del costume dell'anno scorso e terrò esattamente questo. Vabbè, in realtà è molto semplice, dicono di shakerare bene, poi di cominciare ad applicare. Mi raccomando, zero collanine, zero anelli, zero braccialetti, togliete tutto e spero di andare bene, cioè non mi ispira molto, anzi no, invece anche l'antiscivolo tipo dentro, oh stop. Vediamo un po', ho un'ansia ragazzi che... Non so minimamente la quantità perché ripeto è la prima volta che lo faccio. Ah, altra cosa mi stavo dimenticando. Io lo farò solamente sul corpo, cioè sono truccata in viso. Perché? Perché il prodotto che è per il corpo non va bene anche per il viso. Io ho evitato di comprarmelo anche per il viso perché magari per il corpo non mi fa un bel effetto per la mia pelle e quindi ho evitato. Se invece mi piacerà l'effetto che farà sulla pelle del corpo lo prenderò anche per il viso. Allora, cominciamo dai, non ci penso più perché sennò... Iniziamo la stesura.
Beh, intanto sa super super profumo, si stende molto molto bene, è straveloce la stesura. Perché per esempio vi ho detto e vi ho consigliato di mettervi qualcosa che potete sporcare? Perché io ci sto andando letteralmente sopra. Consiglio mio, quando lo acquistate, mi raccomando, acquistate anche il guanto perché vi facilita molto e sto andando veramente molto ma molto bene ad applicarlo. Alla parte alta. Poi consiglio mio, prima di mettervelo, mi raccomando, depilatevi bene. Cioè, fa un po' ridere come cosa, però depilatevi bene perché aiuta a stenderlo meglio e magari non lasciare grumi. Io mi sono riuscita a depilare ovunque tranne sulle braccia, perché purtroppo sulle braccia faccio ceretta e la mia estetista in quarantena ovviamente è chiusa, quindi... Beh, vi farò vedere da vicino perché non riesco, sono troppo bassa. Allora. Metà marrone, metà no. Allora, per la parte alta mi legherò i capelli tutti in modo da non sporcarmeli. Ok. Ecco qua che mi posso avvicinare. Tanti autoabbronzanti, questo sa da mare, da spiaggia, è stra buono come profumo, mi piace veramente un sacco. Ora lascio un attimo asciugare la mano e poi lo metto sull'altro braccio. Poi mi servirà mia sorella, così vedete anche lei in video, perché dietro la schiena alta non ce la faccio, intanto chiamo lei. Noemi! L'ho recuperata, adesso arriva. Tanto si asciugherà. Allora, nel frattempo vi do queste informazioni. Dicono di prima di mettersi i vestiti lasciarlo asciugare. Una volta asciutto, sciacquarlo dopo un'ora. Se invece si vuole un risultato un po' più scuro, aspettare dalle 4 alle 8 ore. Io penso aspetterò 4 ore, non di più, perché ho paura di diventare troppo scura. Piuttosto riprovo poi a rifarmelo se vedo che non sono venuta abbastanza scura. Ovviamente lavarlo con acqua tiepida. Non ho letto saponi, dopo guarderò meglio però. Ah ok, beh ci sta. Ci sono grumi. Guardate qua dove i peli purtroppo sta venendo un po', si vede poco dalla, vabbè, cerco di farvelo vedere dopo, è un po' a chiazze, leggermente, ci sta, per questo dicevo di depilarvi bene ovunque, perché sennò viene tutto a chiazze. È bello spalmarlo, vero? Molto. Liquido caricati. Ah, una consistenza morbidissima. Ha un buon profumo, vero? Buonissimo profumo. Ma? Buona arancia, ma. Grazie, Noemi. Allora, adesso lo metterò anche qua. Quando ve lo mettete sulle dita, vedete che in centro rimane bianco. Mi raccomando, spalmatevelo anche un po' in centro. Ok, allora, per averlo messo, l'ho messo ovunque. Adesso, ovviamente, non continuerò col video, ma come vi avevo detto, aspetterò 4 ore, dopo mi laverò. Tolgo tutto il prodotto in eccesso, perché sennò lui continua a lavorare. E dicono che il giorno dopo faccia bene effetto e si vede l'effetto dell'autoabbronzante. Quindi, il video non lo continuerò dopo la doccia, ma lo continuerò domani. Bene ragazzi, ora è il giorno dopo e io mi sono appena svegliata e la cosa divertente è che vi faccio sempre i video tipo reazione al mio esperimento appena svegliata, struccata con i capelli spaventati. Comunque, mi sono appena svegliata e alla fine ieri ho lavato tutto il corpo dopo 3 ore e mezza e l'ho lavato con acqua e sapone, perché lavarlo solamente con acqua, alla fine non ho letto come lavare, però cioè lavare solamente con acqua non avrei tolto nulla, quindi penso che l'autoabbronzante avrebbe continuato ad agire, quindi comunque mi sono fatta una doccia normale, acqua e sapone, acqua tiepida e via. Ora vi faccio vedere bene il risultato e come ha preso. Allora, dalla videocamera non sembra, dalla videocamera, dal telefono non sembra, però ha preso abbastanza, cioè abbastanza nel senso molto. Basta, guardate,
proprio il distacco della mano. Qua vabbè, mi sono un po' macchiata, per questo dobbiamo fare un po' attenzione a dove si mette. Però, cioè ragazzi, è una favola anche le mie gambe. Forse si vedono, sì, si vedono meglio là, ma anche le mani, ecco, si vedono meglio. Sono proprio abbronzate. Anche questo. Guardate allo specchio. Vedete, c'è proprio la linea che divide. Forse di fatto avrei dovuto metterlo un po' meglio, però era la prima volta. E anche al corpo sono proprio abbronzata. Anche la pancia, collo. Beh, che dire, sono super super soddisfatta. Non è venuto macchiato, ragazzi, non è venuto macchiato. Sembro proprio baciata dal sole, cioè una cosa fantastica. Allora, d'estate io divento più scura, quindi forse la prossima volta posso tenerlo anche su di più. Perché ho visto che veramente, ragazzi, è il primo autoabbronzante che io metto super facilmente, che non macchia. Mi prenderò sicuramente quello per il viso e magari ve lo faccio vedere nelle storie. E anche perché guardate la differenza della faccia. E anche, per esempio, le braccia, che avevo tutti ovviamente i peli, essendo riuscita ad andare dall'estetista perché è chiusa, avevo paura venisse a macchie. Mentre con questo marchio, una bomba, lo consiglierò veramente a tutti e ve lo consiglio caldamente se volete un autoabbronzante o anche per una serata, per una giornata, per un matrimonio, per qualsiasi cosa. Allora, se avete qualsiasi domanda, fatemela pure dove volete, qua in commento al video oppure anche su Instagram. Io vi invito a iscrivervi al mio canale, a mettere mi piace se il video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!